E allora su questo brano noi vi salutiamo. Io ringrazio ancora il Comitato Festa Pro Emigrante che ci ha permesso di suonare qui stasera a tutti noi. Ringrazio il maestro Tony Esposito, l'amico Tony Esposito, l'amico Lino Pariota. Poi farò la presentazione del mio gruppo, dei musicisti che mi accompagnano. E questo brano che conoscete sicuramente è un brano che ho scritto, che ha dato il titolo al mio primo album. Non vi dico come si intitola, ve lo canto e basta. Vai mano. Quanto lascia il sud in questa terra, così calda e colorata, così timida e patata, così piena di canzoni, di misteri e di illusioni, chi lo sa se ci sarà un giorno che... C'è chi parte e chi ritorna, sotto il sole c'è una rosa che di giorno si fa sposa e di notte dormirà. Che in quel sud c'è pure un po' d'amore, che ti pizzica il cuore, che ti fa volare lontano e ti accorgi piano piano che qualcosa cambierà. Sente per magia, poco a poco e sulla mente, poi comincia a pazziare. Su di civiltà e di emigrazioni, su di storie e di emozioni, su di mare e navianti, e di briganti a poco, la magia di quegli incanti, fino al sud ritornerà. Sinistra, chitarra battente, voce, tra parentesi, mio figlio Manuel Sottile. Su quella pedana lì, suonato per voi questa sera, il mandolongello, la chitarra classica, il maestro Gabriele, Michele Gabriele. Dietro di me ha suonato per voi stasera la chitarra elettrica, poi quello strumento lì che insieme alla zampogna sicuramente è lo strumento per antonomasia più caratteristico della nostra Calabria, la lira calabrese. Qui
Cristian Tucci. Ancora dietro di me, sulla pedana, ha suonato per voi la batteria questa sera, il maestro Luigi Giordano, il maestro Cristian Tucci. Dietro di me ha suonato per voi questa sera, ha facculato pure gli arrangiamenti dei miei CD, ci tengo a dirlo, il basso elettrico, il maestro Francesco Altomare. Poi continuiamo, ha suonato per voi questa sera la fisarmonica, il maestro Giuseppe Sarti. Ha suonato per voi questa sera il flauto traverso e ha cantato per voi questa sera, non posso dire, il maestro, la maestra Elisabetta Perri. Poi volevo ringraziare i maestri delle luci e dei suoni, dell'audio, che ci hanno permesso di suonare così bene questa sera, Giuseppe Magrillò e il suo staff. Volevo ringraziare mio figlio, altro Giuseppe, che cura tutte le mie cose esterne, eppure il mio amico Francesco Stubbo, che ci ha fatto le riprese questa sera. Ancora una volta il grande maestro Toni Esposito e il grande maestro Lino Pariota, e a voi tutti e alla associazione Pro Emigranti, grazie, alla prossima. Quando torni al sud in questa terra così calda e colorata, così timida e fatata, così piena di canzoni, di misteri e di illusioni, chi lo sa se ci sarà un giorno che... Grazie, alla prossima!